Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi questa fascia elastica per palestra, stretching, fitness, yoga, pilates. Potete veramente usarla in diversi modi, anche per chi magari si sta riabilitando dopo aver fatto un intervento alle gambe o alle articolazioni varie. E vi dico già che è disponibile sia la versione da 1,3 metri che quella da 2 metri. Io l'ho presa da 1,3 metri pensando di utilizzarla prima di effettuare, diciamo, l'attività fitness, quindi andando a riscaldare un po' le spalle eccetera, ma comunque potete usarla, come vi dicevo, in diversi modi. Vi dico anche che ci sono diverse resistenze e partono dal molto facile, molto leggera, diciamo, fino ad arrivare a molto forte come resistenza. Questa qua invece è forte. Ci abbiamo quindi blu notte, che è questa qua, anche se sembra un nero, che è forte. Poi ci abbiamo il grigio, il colore grigio, che è molto forte. Poi il turchese, che è media come resistenza. Poi il magenta leggera e il rosa molto leggera. Quindi vedete un attimo voi in virtù di quale principio acquistarla. Io l'ho acquistata, diciamo, forte perché ho paura magari di poterla rompere nel lungo periodo, ma comunque so che è sicuramente quello che mi serve per fare anche riscaldamento. Se magari, non so, avete più problemi e magari anche nel movimento o alle articolazioni vi state riabilitando, e prendete magari una di fascia media. Comunque nel link sotto, qui in descrizione, potete cliccare e scegliere la vostra fascia in base alla resistenza. Ovviamente cambia il prezzo: più è forte come resistenza, più aumenta il prezzo. Io comunque l'ho pagata veramente una stupidaggine. Andiamo magari a vederla insieme. Arriva all'interno di questa confezione di plastica. Sulla parte posteriore potete vedere che ci sono anche degli esercizi che vengono consigliati, esercizi alle gambe e varie. E poi c'è la fascia, che vado subito a tirare fuori dalla confezione, così vediamo anche un attimo come appare. La vado a togliere. C'è il logo. Adesso, come vedete, già le mie mani rilasciano un po' di impronte, ma questo non è un problema. Come spessore è veramente un millimetro e mezzo, direi, proprio fine. Però vediamo se tirandola effettivamente è bella forte come resistenza. Ovviamente adesso io sono andato a tirare tenendo qua. L'ideale è che uno la faccia passare ad esempio all'interno di un rack o una sbarra, e tirando devo dire che è veramente interessante e funzionale. Quindi sicuramente la fascia che mi serviva, si vede che è un buon prodotto. Quindi vi lascio il link in descrizione per approfondire il prodotto. Se avete qualsiasi domanda, non esitate a pormela. Alla prossima review.